Tantissimi appassionati di fumetti, ma non solo, si sono diretti a Brescia al Palabanco per la mostra mercato del fumetto usato e da collezione Brescia Comics. Numerosi collezionisti che hanno potuto vendere, scambiare o acquistare i fumetti preferiti, da quelli nipponici ai manga, dalle classiche collane bonelliane agli oltre 60 espositori che proponevano pupazzi, modellini, t-shirt, bacchette magiche e tanti gadget di personaggi fantasy, che sono diventati dei veri e propri oggetti di culto. Il gruppo BHC, uno dei più famosi gruppi di cosplay d'Italia, ha organizzato una cosplay convention e molti cosplayer si sono esibiti davanti agli occhi incantati di grandi e piccini. Il gruppo organizzatore, formato dall'associazione Il Colosseo, aiutato da Vinile Vintage, si ritira soddisfatto e dà appuntamento alla prossima edizione. Diciamo che credo che sia partito col piede giusto, al di là del molto bene o il molto male, partito col piede giusto. E questo è importante perché vuol dire che è scoccata la scintilla, per cui io dico sempre, faccio una metafora, il trenino è partito e adesso non dobbiamo fare altro che buttare dentro del carbone e fare in modo che corra sempre più veloce. È un evento che è destinato forse anche a raddoppiarsi, per cui a crescere nel tempo. Consideriamo che sono 30 anni che organizzo fiere, eventi, mostre, sia sul fumetto che sul collezionismo in generale e sul disco, sulla musica. Brescia è già da 10 anni, 15 anni che ci penso, problema che non era mai capitata l'occasione, nel senso che non c'erano strutture adeguate o c'erano però non per manifestazioni fieristiche eccetera. Dopodiché il nostro collega e amico Alberto Carretta è riuscito a visualizzare questo posto per la sua mostra del disco, per cui abbiamo parlato dopo con lui per creare un nuovo evento in partnership per il fumetto. Assolutamente sì, adesso a bocce ferme visualizzeremo un po' il calendario e cerchiamo di creare un nuovo impulso con nuove idee, quindi una manifestazione ancora più corposa, più grossa, per creare e aumentare sempre di più il progetto e quindi magari farlo diventare anche semestrale. Questa fiera praticamente è la prima che si fa a Brescia, quindi a Brescia Comics è partita la prima edizione quest'anno. Questa è un'idea nuova, un'idea che comunque mi sembra vincente, perché come ha detto prima Alberto Dal Pozzo di Colosseo, e i risultati mi sembra che siano molto positivi, quindi c'è da lavorare sopra come tutte le cose, però essere partiti col piede giusto mi sembra la cosa più importante che potevamo fare. Noi siamo molto felici di questa collaborazione con la Colosseo, perché ci dà la possibilità, oltre di svilupparci anche sul livello nazionale, quando la Colosseo comunque non è solo un'associazione che comunque opera su tutto il territorio, quindi anche per noi è una collaborazione molto fattiva e positiva, quindi speriamo di andare avanti, speriamo di costruire qualcosa di positivo anche per Brescia, perché vede, il fumetto mancava da Brescia, ci sono tante altre attività, però il fumetto vediamo comunque c'è un interesse spalmato dai giovani, cioè, poi avendo anche il discorso dei cosplay, avendo questa, vediamo effettivamente che oggi è veramente una festa di gioventù, una festa di appassionati di fumetti, e quindi speriamo di continuare così, speriamo di aumentare, di incrementare, che diventi comunque veramente un appuntamento importante, almeno un paio di volte all'anno per quanto riguarda Brescia e le attività di Brescia. Guarda, noi Vinile Vintage, noi saremo il 18 di dicembre di nuovo qui al Palabanco con la Fiera del Disco, quindi vi aspettiamo numerosi, qui saremo solamente veramente solo sul disco come sempre, è uno dei nostri appuntamenti importanti, e il primo appuntamento all'evento invece di Vinile Vintage e anche di Remember Vintage sarà il 12-13 a Villa Fenaroli, il nostro evento principe, quindi vi aspettiamo veramente tutti a Villa Fenaroli. Quest'anno sarà un'edizione veramente fantastica, ci sono tantissime novità, tantissimi nuovi espositori, ci sono spettacoli veramente di alto livello, quindi un evento da non perdere veramente.